Grazie per essere intervenuti. A questa conferenza stampa che ha una duplice finalità. Da una parte per presentare il progetto Luoghi Comuni, a cura di Televalle Agri, e dall'altra presentare il programma degli eventi, delle iniziative che si terranno nel periodo natalizio a cuore del lavoro. Innanzitutto vi porto il saluto del commissario straordinario Giacomo Barbato che non può partecipare come inizialmente previsto a questa conferenza. Il prefetto in realtà è nella stanza a fianco, ma sta tenendo una riunione urgente, particolarmente importante, relativa ad una problematica che è sorta per la festa dell'Immacolata. Quindi, vista l'urgenza della questione, non può partecipare e si scusa a questa conferenza stampa. Detto ciò, io comincerei subito passando la parola alla dottoressa Adelaide Palomba, presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio, per presentare il progetto Luoghi Comuni, eventi a Torre del Greco, che si terrà dal 13 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018, quindi in concomitanza con il periodo di servizio. Prego, buongiorno a tutti e grazie. Intanto grazie alla città di Torre del Greco, in qualche modo sostenuto, insieme dalla vecchia amministrazione comunale all'attuale commissariamento dottor Barbato, ma soprattutto un ringraziamento al dottor Emerson Pino in maniera particolare che ha sostenuto in questa corsa contro il tempo questo nostro progetto. Inizio un po' all'incontrare dai ringraziamenti. Che appunto in questa corsa contro il tempo una serie di ostacoli che abbiamo purtroppo dovuto affrontare per una serie di motivi, abbiamo avuto invece grande disponibilità da chi poi ci aprirà le porte per lavorare per questo appunto progetto che sia Luoghi Comuni, che nasce appunto dall'idea che all'interno della città il cittadino trova se stesso, insomma ritrova se stesso nella comunità, nel luogo nel quale ci si mette più rappresentato. In realtà faremo questa cosa aprendo vari posti anche comunali, quindi ci saranno il palazzo baronale che ospiterà non solo appunto questa conferenza stampa, ma anche un'altra manifestazione, sarà la città di Via Materina, nello specifico il progetto sempre della donna. Poi sono anche a casa quindi ringrazio il consiglio dell'ordine dell'ordine di porto e pensare il dottor avvocato Giovanni Torrese, la città metropolitana di Napoli, che è proprietaria della Divina di Nicola, nel quale faremo un importante con il maestro Maglie, e poi il parco archeologico nella persona della superintendente e della dottoressa Tognolo, che ha dato disponibilità da venire da sopra. Il presidente della Sopra, di cui sicuramente conoscete il nome Tommaso Mazza, e dopo farà anche un intervento rispetto poi al contributo che ha voluto dare a Sopra a questa manifestazione, in quanto parte di questo programma prevede una mostra fotografica che dura dal 13 al 30, dal giorno dell'apertura a quasi alla chiusura. Due prezzi che ci danno, due parroci di Torre del Greco, ci danno la possibilità di utilizzare i loro spazi, Donoso Lombardo, con il quale concluderemo il progetto con un concerto in Basilica il 3 gennaio, il Doncello Sorrentino della Basilica del Buon Consiglio, e poi tutti quelli che naturalmente hanno collaborato, tutti, non escludono nessuno. Un grazie particolare all'assistente al gruppo architetto Mercedes, che ha molto ben sostenuto dal punto di vista amministrativo di tutto quello che c'è stato da fare in questi giorni. Nello specifico, prima di parlare del progetto, volevo dire due parole rispetto a quello che è stata la crescita di tre alberghi in tre anni, perché compiamo, spegniamo tre candeline la settimana prossima. Noi ci eravamo posti un obiettivo, quello di essere l'interfaccia tra le istituzioni, la necessità di una riorganizzazione a livello turistico del territorio. Quindi questa mission che ci eravamo dati di fare per l'albergo stare di studio e poi in tutto il suo territorio, una destinazione turistica, sta in qualche modo avverandosi. Già in tre anni tante piccole cose, tanti piccoli passi,
ma l'idea di stare qui oggi, diciamo, nella casa comunale della Vittoria, una città che insegna anche di vedere alberghi o servizi, quindi città alla quale vedere alberghi in particolare legata, per me è un gran migliore, quindi in qualche modo ci stanno ascoltando, stiamo lavorando bene e stiamo procedendo, diciamo, a piccoli passi verso una riorganizzazione che speriamo tutte le associazioni, diciamo, le città e le amministrazioni comunali possano in qualche modo sostenerci. E quindi questo, diciamo, è la cosa, diciamo, principale che tengo a sottolineare. Piccole cose che sono per il progetto sono sempre legate a quello che naturalmente è la finalità di questo progetto, quindi la promozione turistica del territorio. La Regione Campania, grazie a questa operazione di finanziamento del Conca Campania 2014-2020, ha dato a tantissimi comuni e uno di questi è stato studio per le linee. Noi abbiamo colto questa opportunità, abbiamo fatto in modo che, diciamo, con questa prima, diciamo, operazione, diciamo, di promozione turistica nel nostro territorio, possiamo iniziare un cammino lungo, perché immaginiamo che questo progetto Luoghi Comuni, insomma, che dobbiamo pensare positivo, dobbiamo pensare che possa essere solamente il primo passo. Quindi ora iniziamo a parlare di questa città, con i suoi luoghi, con tutta la storia, buoni e umani, solo le sue bellezze dal mare alla montagna, tutti i volti astronomici con i quali ci vantiamo, che sono sicuramente una forte attrattiva del nostro territorio, ma soprattutto, diciamo, puntare molto a quello che è l'ospitalità. Quindi noi ci auguriamo che non solo le amministrazioni comunali ci aiutino a fare sempre più attività, diciamo, di promozione, ma che le città si sensibilizzino per fare in modo che questi nostri possono essere, diciamo, sempre più numerosi e sempre più importanti. Concludo, diciamo, ringraziando una persona che in qualche modo è stata l'anima di questo progetto, perché da lei nasce il nome, da lei nasce, diciamo, il contenitore, diciamo, di questo progetto, che è Andrea Perna, diciamo, la persona che ha strutturato questo progetto già nel tempo. Ogni tanto c'erano dette, c'è un'idea, dobbiamo fare delle cose, e insomma abbiamo avuto questa opportunità e le cose sono state fatte. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e mi auguro che questo sia un inizio di un progetto, cioè con questo progetto abbiamo inizio di un nuovo percorso, diciamo, possiamo vivere insieme e poi poterne parlare. Tirare le somme. Allora, con questo auspicio, se d'accordo, di passare la parola alla direttrice artistica Maria Perna, che ci presenta sui contenuti essenziali, diciamo. Assolutamente sì, grazie. Salve a tutti, io mi chiamo Maria Perna e come già introdotto Adele, mi occupo della direzione artistica del progetto Luoghi Comuni. È un progetto in cui, devo dire, ci ho messo l'anima, soprattutto motivata da un obiettivo che è prima di tutto quello del recupero dell'identità territoriale, perché questo è un periodo che quest'ultimo secolo può essere detto un po' il secolo della rapidità, della velocità, in cui con un clip fai quello che vuoi, con un attimo sei dove vuoi. Questa cosa un po' ha contribuito a distrutturare, a distruggere un po' l'identità del luogo. Noi lasciamo dei posti a cui poi diamo delle connotazioni emotive, affettive, personali, perché a monete diventano luoghi e sempre di più tendiamo a individuare i nostri luoghi in altre parti, che non sono per quelli in cui nasciamo, in cui viviamo, in cui ci muoviamo. Da un lato c'è l'intento di portare dall'esterno, di muovere un interesse dall'esterno sulla città, però per farlo è necessario anche un sentimento comune di chi l'abita, di chi vive e di chi quindi la identifica come proprio luogo di appartenenza. Ecco perché, insomma, il programma di questo, di Luoghi Comuni, di questo progetto verte proprio su questo, cioè sul recupero di risorse territoriali importanti, di grande rilevanza storica, artistica, rispetto alle quali spesso siamo distratti. Allora, io andrei subito a solo. Innanzitutto il progetto si inaugura il 13 dicembre con l'inaugurazione della mostra fotografica, istituzione senza tempo.
non voglio però non voglio anticipare nulla, voglio dire, però sono molto contenta che si inauguri il progetto in questo modo, perché io sono qui nel decano del corallo, quindi in casa mia l'odore del corallo grezzo è più familiare di quello del ragù della domenica o del caffè della mattina. Quindi poi mio padre dice sempre che il corallo è bello quasi quanto le belle donne. Qui praticamente nasce un binomio che è esplosivo, però non dico altro. Allora, l'inaugurazione sarà seguita da un momento musicale, da un concerto a cui tengo particolarmente, di un duo molto eclettico, Sonais Duo. Io li chiamo il diavolo e l'acqua santa, perché questo duo nasce veramente dall'unione di due artisti che sono l'uno l'antitesi dell'altro, ed è per questo che nasce un prodotto artistico, secondo me, notevolissimo, che spazia, parliamo di Gennaro Venditto, chitarrista di fama nazionale e internazionale, affetta da un violoncellista che è Catello Ducci. Il loro repertorio sarà un repertorio per me detto brillante, che spazia dalla musica classica alla musica classica, al classico napoletano, in cui l'obiettivo è quello di rendere, insomma, la musica classica meno snob, meno selettiva, meno esclusiva di quello che negli anni, insomma, ci hanno fatto credere, attraverso una serie di giochi, di dialoghi che la renderanno più, ecco, antropomorfa, quindi più accessibile e secondo me più seduttiva. Il secondo appuntamento invece sarà verso il Santuario del Buon Consiglio, quindi a Leopardi, la voce, la chitarra, che sarà una sorta di posteggio napoletana, però non itinerante, quindi un momento in cui la musica classica napoletana fa da padrone attraverso, grazie alla voce di Franco Malapena, che è un tenore con una voce eccezionale e che sarà accompagnato da due musicisti di grande spessore, non vi anticipo altro. Allora, poi sarà seguito da una a Villamuna il 17-10 sarà Peter Pan, c'è cioè una favola interattiva per bambini che abbiamo voluto fortemente, perché è giusto che si promuovano iniziative differenti anche per i bambini dai soliti gonfiabili e dalle solite attrazioni che poco stimolano secondo lui la creatività. E poi avremo sempre al Museo Civico. Ci sarà la città del presepe, cioè una rappresentazione teatrale del presepe, è interattiva. A Villa di Nicola il 22 dicembre ci sarà il fiore all'occhiello di questo progetto, non dico altro, Ernesto Maico, che vi passo la parola, fino poi a il 23 dicembre mattina presso Villa Sora. Ci saranno, a ritmo e passo di tamburea, ci saranno le donne della Tamura di Silvio, che sono un gruppo folkloristico sommese, quindi insomma parliamo di un luogo in cui la Tamura è fortemente emblematica, è un elemento molto tipico, molto caratteristico, in cui la donna ha un ruolo importante, perché qui la donna non balla soltanto ma suona anche, come avveniva nell'antica tradizione sommese. Poi ci sarà il 29 dicembre presso le Centro Fontane, ci sarà un concerto Santa Lucia vicina, e qui insomma avrete modo di conoscere non soltanto non più come direttrice artistica ma come anche artista, che è la mia prima, si può dire, la mia natura, con un concerto con musicisti di grande spessore, tra cui Sasabile Palumbo, Gennaro Venditto ed Emilio Rosieri. Grazie. In cui si farà un viaggio, idealmente un viaggio che si sviluppa attraverso la canzone napoletana e la sua storia. Palepolis, cioè Palazzo Bandale, si trasformerà in una casa in cui ogni stanza sarà dedicata, in cui ogni stanza sarà rappresentato un elemento emblematico della cultura turlese e napoletana, fino poi alla Villa delle Girenze, dove sarà rappresentata la vita del poeta Giacomo Leopardi, e finiremo il 3 gennaio con un concerto esplosivo. Secondo me, nonostante la location, cioè presso la Basilica Pontificia di Santa Croce, del non solo gospel. Grazie a tutti, ti passo la parola. Grazie. Per una differenza di appuntamenti, battaglia culturale teso a valorizzare l'identità territoriale, no? E a questo punto, io, a proposito di vocazioni territoriali, di eccellenze territoriali, passerei
questo punto la parola al dottor Tommaso Mazza, presidente di Assocor. Posso solamente i ringraziamenti, Tommaso per la tua grande disponibilità, insomma, Gioia Rubelli è stata quella che ha sostenuto quella, tutta la preparazione del lavoro, che mi era sfuggita, ma ci tenevo, diciamo, che hai fatto la sua presenza, al di là dell'amicizia, eccetera, con tutti diciamo, loro, però naturalmente chi poi era, lui ha delegato, lei ha lavorato, proprio come un canino delle robe. E avrei iniziato anch'io con ringraziare la mia collega Lidia Iacopelli, che delegata all'organizzazione di questo evento mi ha sostituito appieno, e devo dire che ormai mi coccolano i miei colleghi. Ringrazio anche tutti, perché devo dire che siamo un gruppo molto unito e riusciamo in questo modo a partecipare e a essere presenti in più occasioni. Molto importante è la nostra presenza in questi eventi, in questa rassegna di Luoghi Comuni, e sono molto onorato che apriamo noi i giochi. Uso le parole della dottoressa Werner, dice: il corallo mi ha fatto una stella agli occhi del mondo, in dopo il greco. Quindi non, grazie, perché sono parole bellissime. Non poteva mancare la presenza del corallo di Carmei, partire proprio con noi, per noi è un grande onore. Ringrazio quindi la la Colomba per quanto fatto e per averci coinvolto in questo progetto, il dottor Merlino e tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che mi sembra molto ricco e molto interessante, e spero che riesca a mantenere le aspettative e soprattutto spero che riesca a sostenere la potenzialità turistica del nostro territorio, che è enorme, diciamo in dubbio quello che noi abbiamo, ma troppo spesso è inespressa. Quindi la vostra associazione recente dal 2014 si presenta sul territorio e mi auguro che si possa adoperare in futuro in maniera molto diciamo concreta per questo. Lo sviluppo economico di un territorio come il nostro non può prescindere dal turismo, e degli effetti già sono ormai tangibili. Strutture alberghiere, sia quelle più grandi sia i più piccoli B&B che sono presenti sul territorio, sono quasi 30 pieni quasi tutto il periodo dell'anno, e anche gli stessi abbiamo dei riscontri positivi anche dai negozianti a dettaglio, dai ristoratori, che vedono continuamente incremento delle presenze di stranieri italiani nei loro esercizi commerciali. Quindi questo è molto importante e dobbiamo fare il turismo, e noi faremo del nostro meglio per appoggiare questi eventi, quanto si farà per il territorio. Come immaginerete, la nostra invece propensione commerciale è più fuori dal nostro territorio. La domanda dei nostri prodotti si manifesta in piccola parte, in loco, nelle zone più vicine. Chiaramente noi stiamo molto più sostenuti dal consumo dei nostri prodotti in tutto il resto d'Italia e in tutto il resto del mondo. Ciò non toglie che abbiamo una responsabilità anche nei confronti del nostro territorio, e quindi siamo ben lieti di sostenere e di partecipare a queste iniziative. E soprattutto sono molto contento che il museo, grazie a queste iniziative, apre timidamente i battenti. Io mi auguro che ben presto possa invece essere aperto definitivamente al pubblico, al grande pubblico, ed essere anche un attrattore turistico importante. Bisogna trovare presto i contenuti per questo museo. Il contenitore è bello. Bisogna che si metta a regime prima che si deteriori a causa dell'inutilizzo. Siamo stati ieri ad approntare qualcosina della mostra e mi affascina sempre di più. Ogni volta che lo visito è sempre maggiore la mia convinzione che possa essere ben utilizzato. Mi auguro che lo si utilizzi. Noi siamo a disposizione per quanto si possa fare per la sua. Non anticipo neanche io tanto sulla mostra, ma è un percorso storico-culturale attraverso l'utilizzo del corallo nella moda, quindi nel moderno, nel contemporaneo e nelle arti
figurative del passato, a testimonianza di quanto il corallo nella cultura del mondo sia un qualcosa di molto importante, e quindi per esaltare ancora più il ruolo di Torre del Greco nel panorama culturale e commerciale dell'intero Oriente. Siamo conosciuti dappertutto e dobbiamo ogni volta possibile sottolineare e rimarcare questa nostra importanza. Ringrazio tutti per la presenza e passo la parola. Adesso dovrei riallacciare un attimo al discorso che ho fatto il dottore, chiedo la parola dopo, però vorrei un po' programma. In realtà io ringrazio ancora l'intervento di Assoporal, e adesso lo dice uno dei momenti più attesi di questo cappellone, che è sicuramente quello dell'Istituto di Ricerca, che 20 e 30 a Villa De Nicola, siamo con lui, che è il migliore maestro Ernesto Maggi, al quale quindi passo la parola. Dopo vorrei parlare prima di un'altra cosa, non ci dimentichiamo quello che ha detto il dottore e la dottoressa, quindi vorrei parlare che io sono stato anni fa ospite al Festival di Tokyo per un mio film, e appena mi ero tutto detto, corallo, io rimasi sbalordito, in Giappone non c'erano corallo, e perché faccio cinema? Il cinema si è appropriato di una parola che si chiama cameo. Noi chiamiamo cameo, facciamo parlare la regme, specialmente romani, il cameo. E che sarebbe il cameo? Lo spiego per quelli che non lo sanno. Il cameo cinematografico sarebbe una piccola parte fatta da un grande attore in un cinema, in un film, in un contesto cinematografico. Quindi è un'opera d'arte e viene premiato. Cioè è questa cosa, e si chiama perché il Torre del Greco è la parte del cameo corallo. Allora mi ero inventato questo paese al Cameo Street Festival, l'ho presentato a varie amministrazioni che si sono succedute, e secondo me il mio progetto è finito nella spazzatura sicuramente, perché non un interesse pauroso. All'epoca sono stato anche alla Socora impazzito, il presidente della Dora, non voglio fare nomi, ricordo niente. Beh, è rimasto un progetto pazzo. Volevo soltanto sottolineare che Giffoni, rispetto a Torre del Greco, Quatta Pecore e Sebastoni, è diventata famoso nel mondo per un festival Giffoni di impresa. Torre del Greco con Cameo di impresa poteva diventare qualcosa di importante, cioè far venire i migliori attori, e io mi ero impegnato per il campo artistico di portare, avevo nel programma che ho presentato, c'è una copia a casa, ve lo farò vedere, avevo proposto Maria Grazia Cucinotta come madrina dell'evento, lei era contentissima, non si prendeva una lira, adesso la Cucinotta non vuole niente, e non ho avuto mai una risposta da Torre del Greco. Questa è la prima volta che ho inserito una rassegna torrese, grazie a questa ragazza che sta a fiorire in campo, ci tengo a dire questa cosa che la tengo sullo stomaco da vari anni. Torniamo a quello che, scusatemi, non è polemica, era soltanto una cosa. Abbiamo subito a rispolverare il progetto. No, io vorrei rimanere, tenendo conto che io, ecco, volevo apporre una correzione, vedo che qua è scritto Ernesto Maggi, il Torre del Greco. Io non sono nato attore, io sono nato l'età. Nascere un caso, abitarci è una scelta. Da 40 anni però che abito a Torre del Greco, mi sono scelto di vivere a Torre. Quindi maestro, possiamo dire che lei ha fatto ricordare il suo luogo? Eccetera. Perché la nascita è un caso, la scelta di vita me la sono scelta da lui. Sono venuto qua che avevo 21 anni, abito da 40 anni a Via di Nicola, sempre là ho abitato, quindi ho scelto di vivere qua, amo Torre del Greco. Pasquale lo sa, c'ho una sua direzione a Torre del Greco, quindi i miei figli sono nati qua, a Torre del Greco. Veniamo a quello che è la nostra rassegna di Annalia. Il mio spettacolo nasce per caso, perché Galleria Toledo, che è un teatro di Napoli, anni fa faceva una rassegna che si chiamava Serata d'Onore. Mi chiamarono, cioè adesso noi quest'anno ne vorremmo fare una Serata d'Onore, vieni Galleria Toledo. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo? Cioè, no, vieni qua, fai qualcosa tu,
in 3 giorni è nata questa per una bomba in meno, e poi vedo che già avete svelato il segreto della bomba in meno, quindi non lo dite a chi verrà a vedere lo spettacolo, che era tutto il giorno questa cosa, che ognuno si è mandato, ma questa bomba viene aspettato qui, però qui ce l'avete detto subito, quindi non sono tenere proprio e quindi nasce questa cosa, questa è un po' la storia della mia vita, di come sono arrivato ad essere poi conosciuto come Ernesto Maglì. All'epoca vennero degli ospiti, pure degli ospiti illustri, cantanti, pianisti, pure lui. Quest'anno non so, la faremo a Maria, già ti ho detto che tu canterai una sera. Mi pregerò della tua presenza e niente, sarà una sorta di storia della mia vita, non so se può essere interessante o meno, però è interessante secondo me il fatto che ci sono voluti tanti sacrifici per arrivare ad essere poi riconosciuto, perché quando io ho iniziato a fare l'attore, la tipologia di attore era alto e biondo con gli occhi azzurri, gli ero tutte nere. E quindi una sorta di calimero ho dovuto studiare per avere credibilità e che potevo fare questo mestiere. La fortuna non mi è mancata, sono felice di stare qui e ho onorato di essere con voi oggi stamattina. Grazie. Grazie ancora al maestro Maglì. Allora, a questo punto, prima di chiudere gli interventi relativi al progetto I Luoghi Comuni, vorrei cedere la parola per un saluto anche al dottor Antonio Rugo, che ci ha raggiunto, dell'associazione Karma, Arte, Cultura e Teatro, che curerà 4 manifestazioni inserite in questo cartello. Buongiorno a tutti, grazie per la parola, sarò brevissimo. Innanzitutto il mio intervento sarà solo una sorta di ringraziamento. Ringraziamento per la fiducia che ancora una volta il Stato mi ha mostrato in questo momento. Sarò breve, io sono il presidente di Karma Arte Cultura Teatro, in realtà faccio provo a fare l'autore regista, quindi faccio l'autore regista con il maestro qui presente, un attimo, impegnato. Scherzo, ovviamente. Volevo, scusate, se ti interrompo, lo amo sul maestro, mi la parola maestro mi dà un fastidio, mi ringrazio a tutti. Me lo dice sempre. Grazie. No, e facciamo questo, andiamo, noi valorizziamo i siti culturali attraverso il mezzo teatrale, ma anziché farlo su un piano separato, ovvero quello del palcoscenico, lo facciamo in mezzo alla gente. E questo è stato, diciamo, probabilmente, credo, il motore che ha spinto la dottoressa Valonda a credere in noi anche questa volta. E noi ci occupiamo di 4 manifestazioni, sono 4 spettacoli diversi. Il primo, che come citava la dottoressa Perna, è quello di Peter Pan, che è uno spettacolo per bambini, interattivo, dove i bambini appunto saranno seduti proprio in mezzo agli attori e giocheranno con loro, attori ovviamente tutti attori professionisti. Capitanoncino sarà interpretato dal maestro Ciro Pellegrino, insomma abbiamo attori che si mettono in gioco spesso per quello che facciamo. Poi su un altro piano, quindi per la valorizzazione culturale, abbiamo Palepolis, che è uno spettacolo sulle tradizioni napoletane. È un po' il mio punto di partenza, è uno spettacolo tratto dalla mia tesi di laurea, si parte dalla storia del monacero della Bellambriana e tutte quelle tradizioni legate alla casa. Riproponiamo, e siamo contenti finalmente di farlo in una manifestazione organizzata, una grossa manifestazione, prima abbiamo fatto sempre in forma privata, lo spettacolo La Villa delle Ginestre su Giacomo Leopardi, sugli ultimi giorni, diciamo, di Giacomo Leopardi nella villa, a Villa Ranieri. E infine ne abbiamo un altro, che dimentico qual è, se lo altro, e abbiamo ovviamente, esatto, La Città del Prese, che è quello ovviamente più importante, che, ecco, come abbiamo detto, la nostra punta di diamante, perché è uno spettacolo molto particolare dove andiamo ad analizzare le simbologie nascoste dietro il presepe, che non è tutt'altro che un presepe vivente, anzi ogni attore, ci sono 8 attori e molti figuranti in scena che rappresentano la simbologia dietro la figura del pastore. La lavandaia ha un suo copione, Benino, che è il pastore che racconterà tutta la storia del presepe, spiegherà cosa c'è dietro ogni figura raccontata in quel copione,
e verrà fuori un presepe napoletano molto particolare, dove davanti c'è un'immagine e dietro c'è tutt'altro, che è bello far scoprire, diciamo, a chi è legato, diciamo, alla tradizione presepiale napoletana. Volevo essere breve, non so se mi sono dilungato. L'unica cosa che vorrei aggiungere è che nelle strade mie, che sono relativamente giovani, e di Ernesto che si incrociano sempre, però non si toccano mai. Finalmente sono riuscito a stare in una manifestazione a contatto con me. Ernesto, grazie a tutti, e grazie a Maria Perna, alla dottoressa Palumba, grazie al Comune, grazie a tutti voi. Grazie. Si sveglia mentre tutti gli altri dormono, lui si sveglia e racconta chi sono. Allora, io a questo punto chiuderei, diciamo, la presentazione del progetto Luoghi Comuni, lasciando comunque la parola per un saluto finale alla dottoressa Palumba, che credo debba fare anche un'importante precisazione. Sì, perché in realtà prima di questa volta parlavo appunto della comunicazione, sicuramente sono certa che attraverso, diciamo, la vostra opera, insomma, la vostra, tutti i giornalisti presenti qui, si parlerà molto di questa manifestazione. Noi purtroppo non abbiamo avuto cazzo a tempi, diciamo, ristretti, di poter fare quello che ci eravamo proposti, quindi una grandissima, diciamo, promozione, diciamo, nei mesi. Noi da fra un'ora in avanti ci attiveremo a promuovere. La cosa più importante di questa manifestazione è stato tutto sostenuta finanziariamente dalla Regione Campania e totalmente gratuita, quindi tutti gli eventi sono tutti totalmente gratuiti. Noi ci auguriamo di avere a ogni evento, diciamo, numeri grandi, esagerati, quasi direi ridotti, soprattutto sono gli spazi grandi. Purtroppo abbiamo necessità, come questo lo diremo nella comunicazione dei singoli eventi, avremo necessità di chiedere la prenotazione o, diciamo, organizzare gli orari, diciamo, delle operazioni avranno dei piccoli gruppi, diciamo, perché magari sono visite tipo quella della Villa del Poeta e qualcun'altra, diciamo, quindi poi daremo, diciamo, ci sono tutti i modi per contattarci, tutti gli indirizzi possibili, diciamo, del web, dove daremo tutte le indicazioni. Quello solamente in qualche modo ne è un profeta in patria, quindi noi vogliamo che questa cosa sia valida per lei, valida per noi, diciamo, nel nostro futuro. E grazie per tutta la provocazione, perché il dirigente, ma non positiva, nel senso nulla di pericoloso. Il dirigente oggi, diciamo, è un lavoro che resti, insomma, il suo ruolo nel tempo, e magari possiamo pensare di riorganizzare i teatri, riaprire spazio, riaprire, magari mettere dare la possibilità, diciamo, di questo progetto di Ernesto Maier, diciamo, facciamo le cose che portino, diciamo, turismo, perché noi siamo un posto, come dicevo prima, dove abbiamo le bellezze paesaggistiche, storiche, culturali, madre natura è stata, diciamo, molto generosa con noi. Naturalmente la cosa importante è poi dover rispettare bene, fare in modo che la gente venga, saperli in qualche modo, diciamo, con la nostra arte, diciamo, di ospitalità, non solo degli aggregatori, ma, diciamo, della, come dicevo prima, della città, del cittadino, che in qualche modo deve essere educato ad accogliere, quindi, diciamo, dal primo all'ultimo tutte le attività commerciali, piccoli, grandi che siano, tutti quelli che lavorano per strada. La cosa, diciamo, importante è che, diciamo, una volta che viene un turista nel nostro territorio deve poterci tornare, perché deve sapere che non ha visto tutto, perché c'è talmente tanto ancora che ogni volta lo deve scoprire. Questo è un po', diciamo, il nostro obiettivo. Grazie a tutti. Grazie. È stata distribuita prima dell'inizio della conferenza la collega ed amico Vincenzo Lamberti, l'attività di comunicazione del progetto Luoghi Comuni, una cartellina con tutti i progetti del materiale educativo e dal programma, un comunicato stampa, e quindi credo che poi nel tempo, giorno dopo giorno, ci saranno degli approfondimenti sui singoli eventi che sono inseriti in questo programma. Chiudiamo questa parte della conferenza. Prima di passare la parola ai colleghi per eventuali domande, io direi che noi sentiamo un caso per fare. Preparare il caffè. A questo punto, prima di aprire la seconda parte della conferenza, che è riservata
presentazione degli eventi natalizi proposti dall'amministrazione comunale, cedo la parola a voi colleghi se ci sono delle domande da sottoporre a voi. Sono stati molto esaustivi. O poi se ne va anche lui. Guardo quello che ho detto prima del progetto, nel progetto che poi mi prenderò di a leggere a chi me lo chiede, c'era il protagonista principale, era Nicola Nari. Io volevo creare dei gazebo dove si vedeva con la nascita di opere d'arte, quindi tutti gli attori, tutte le persone che venivano, visitavano, c'era un percorso, possiamo visitavano. Possiamo pensare di poter cioè, diciamo che il cinema era un pretesto, io non sapevo.